begrüßen wir lieber einen Italiener, der seinem Land alle Ehre macht. Begrüßen wir Matteo Salvini. Thank you. Grazie. With my heart, I'm with the victims of the earthquake and snow and frost in Italy, with volunteers, with the rescue workers. In this moment, there are thousands of Italian people without houses, without light, without heating. And in these moments, there are thousands of immigrants in the hotels. It's not solidarity, it's madness. It's a suicide. Vi ringrazio per aver organizzato questo storico incontro. Rivolgo a Frauco e Petri e a tutta Alternative for Deutschland i miei auguri per una proficua e duratura collaborazione nel gruppo Europa delle Nazioni e delle Libertà. Possiamo dire con entusiasmo che una scommessa è già stata vinta. 3 anni fa abbiamo scommesso sul fatto che non tutto fosse perduto per l'Europa e per i suoi popoli. Oggi finalmente soffia un vento di libertà in tutto il mondo che coinvolge e rincuora i cittadini. Good luck and good job, Mr. Trump. Oggi qui c'è un'ispirazione per i tantissimi schiacciati da un modello fallimentare che ha voluto imporre una globalizzazione senza regole. Oggi qui c'è la speranza per tutti che la deriva autoritaria intrapresa dall'Unione Europea e dalle sue élite possa essere interrotta, per aspirare finalmente a una nuova epoca di benessere, di diritti, di ripristino delle sovranità nazionali e di tutela delle identità e delle libertà dei popoli. Questa è una giornata storica. Spetta a noi il compito di essere veicolo di questo grande cambiamento. Abbiamo una grande responsabilità. L'Europa che stanno ancora cercando di costruire ha un ruolo di comparsa, si basa sulla competitività fra poveri, diventa un mercato di sbocco per le produzioni altrui e farebbe addirittura a meno degli europei stessi. Interi popoli sostituiti senza scrupoli attraverso un'immigrazione incontrollata che nulla ha a che fare con la solidarietà e che serve soltanto a creare nuovi standard al ribasso per togliere diritti, retribuzioni ai lavoratori europei. Questa immigrazione è uno strumento per smantellare quell'insieme di valori cresciuti insieme al progresso di questo continente, che hanno plasmato un'identità e un patrimonio ai quali finalmente i popoli europei si stanno richiamando. Parlare finalmente anche del fatto che in Germania esiste un problema di squilibrio nelle politiche economiche non è più un tabù. Il successo di Alternative for Deutschland dimostra che questo modello di Unione Europea a trazione tedesca, a trazione Merkel, si sta rivelando controproducente anche per gran parte del popolo tedesco. Mr. Draghi is not the only face of Italy and Mrs. Merkel is not the only face of Germany. Tutti noi siamo consapevoli che l'euro è un esperimento fallito, criminale. Quindi, come uomini di Stato, dobbiamo prepararci per il dopo euro. Spero che la Germania sia conscia del fatto che, mantenendo l'euro, prima o poi dovrà incrementare la quota di trasferimenti fiscali verso la periferia. Noi in Italia conosciamo bene questa situazione.
Il Nord Italia ogni anno e da anni versa allo Stato centrale 100 miliardi di euro di trasferimenti fiscali e questo sistema rende scontento sia chi deve pagare sia chi riceve, perché impedisce uno sviluppo reale. Proseguendo nella sua politica, anche la Germania seccherà le radici su cui ha basato la sua crescita. Prima usciamo dall'euro, meglio sarà per tutti. Noi fino ad ora abbiamo solo pagato, ma prima o poi arriveremo a dover chiedere. Noi non vogliamo, l'Italia non vuole chiedere. L'Italia non ha bisogno di elemosine. Sappiamo dalla nostra esperienza che non funziona. Noi pensiamo a un'Europa dove nessuno Stato debba dire grazie e debba pagare al posto di altri. Indipendenti e liberi di scegliere, ognuno la strada del proprio sviluppo, ognuno con la sua forza, ognuno con la sua velocità. Liberi di commerciare fra di noi, ma liberi di poter mettere dei dazi verso i prodotti che arrivano dalla Cina o dall'India. Un'unione di eguali senza rapporti di debito e di credito. Abbiamo già studiato come ENF diversi metodi per smantellare l'euro e pensiamo che sia nell'interesse di tutti lavorare per una soluzione ordinata, poiché i costi di un crollo incontrollato della moneta sarebbero un conto finale troppo salato di un progetto che ci è già costato anche troppo. La sfida, a Coblenza come a Londra o come a Washington, è tra globalizzazione senza regole e rispetto delle esigenze e delle libertà dei popoli, rispetto per le nostre identità. Prima che europeo, io sono un cittadino milanese, sono un cittadino lombardo, sono un cittadino italiano. L'Europa arriva solo dopo. Più in generale, direi che c'è bisogno di normalità, come diceva Geert, di ripristino di alcune regole fondamentali per un meccanismo nel quale si continuano a chiedere sacrifici insostenibili a molti per il vantaggio di pochi. Penso che il concetto migliore sia quello di ritrovare un equilibrio tra tutela dei diritti e capacità di accoglienza per gli immigrati, tra ruolo dell'Europa e legittima difesa degli interessi nazionali. Governi responsabili eletti dai cittadini devono tornare a tutelare gli interessi nazionali. Questo è il nostro obiettivo, mandare a casa le Merkel, i Renzi e gli Hollande. Nonostante la propaganda dei mezzi di informazione, come accaduto nel Regno Unito e poi negli Stati Uniti, che hanno provato a delegittimare il voto popolare, perché dicono che anche oggi qua ci sono perdenti, populisti, gente poco istruita, gente troppo semplice per capire i miracoli delle grandi elite finanziarie, e io dico viva i populisti, viva i nazionalisti e viva questa sala. Finalmente realtà diverse stanno insieme su valori comuni e con reciproci benefici. La sovranità dei popoli, raggiunta con il sacrificio di milioni di uomini, è un valore non negoziabile. Senza la riconquista degli strumenti che erano nostri e che ci sono stati tolti, non esistono politiche utili, non c'è differenza fra destra e sinistra. Il loro obiettivo è solo che qualcun altro venga da fuori a comandare sulla testa dei cittadini, eludendo qualsiasi controllo democratico. Qualcuno deve pur tornare a preoccuparsi delle sorti dei nostri giovani e del fatto che oggi i giovani non hanno una prospettiva di vita che si possa chiamare tale. Nessuna certezza di vedere espressi e valorizzati i loro talenti, nessuna garanzia di poter crescere una famiglia, nessun orizzonte se non la sopravvivenza. Io non voglio che i nostri giovani siano condannati a sopravvivere a Berlino, come a Parigi, come ad Amsterdam, come a Milano. Pensate che in Italia quasi 4 giovani su 10 sotto i 24 anni non hanno un lavoro
e i pochi nuovi occupati vengono ritenuti tali perché lavorano poche ore alla settimana. Grazie alle leggi imposte dall'Europa, grazie a una legge come la vostra riforma Hartz, che hanno sancito che il nuovo strumento per essere competitivi deve essere solo quello di abbassare stipendi e togliere diritti ai lavoratori. Non è questo il futuro che penso per i nostri giovani. Qualcuno deve tutelare la nostra gente dal terrorismo islamico, che usa l'immigrazione di massa, utile alle politiche dell'Unione Europea e della signora Merkel, per affermare che l'Europa è cosa loro. L'Europa non è islamica, l'Europa è casa nostra. Il futuro è casa nostra. L'Europa non è e non sarà mai islamica. Nel rispetto delle regole, nel ripristino e nella difesa dei confini non c'è solo il contrasto al terrorismo, c'è la solidarietà vera dedicata a chi davvero soffre, c'è il rispetto per la propria gente, per chi rispetta le regole ed è disposto a contribuire al destino di una nazione. Per questi immigrati per bene ci sarà sempre una casa in questa Europa e nel nostro futuro, ma solo per gli immigrati per bene. Sono sicuro che vinceremo molte delle sfide che abbiamo davanti nei prossimi mesi e saremo anche occupati a smascherare i tentativi che vediamo in Francia e in Italia di ricondurre queste istanze a finti leader o movimenti antisistema creati dal sistema stesso per dividerci e per controllare il dissenso. Io sono sicuro che questo gruppo avrà grande capacità di coesione e sono orgoglioso di potervi assicurare che la Lega Nord sarà in prima fila per smascherare queste manovre di palazzo. Abbiamo la responsabilità di essere protagonisti di una fase cruciale per il nostro continente, saremo probabilmente l'inizio di una nuova classe dirigente che sarà chiamata a mettere davanti a sé gli interessi della propria gente, perché è questo il momento di scelte coraggiose se vogliamo mantenere la pace e tutelare la democrazia. Nel salutarvi e nel ringraziare ciascuno di voi per l'impegno che tutti insieme stiamo mettendo in questa battaglia, prendo in prestito uno dei punti del programma elettorale di Alternative für Deutschland e che trovo particolarmente attuale per il momento politico attuale. Il rispetto del diritto e della parola data, che è un utile richiamo a tutti gli uomini e le donne libere, a tutti noi, nei confronti delle aspettative di milioni di cittadini europei, desiderosi di riscatto e consapevoli che una nuova Europa è possibile. Citando Mr. Trump, we'll bring back our jobs, our borders, our wealth, we will bring back our future and our dreams. Ein neues Europa ist möglich. Sorry for my... Ein neues Europa ist möglich. And bye bye Angela Merkel, good luck, Frauke Petri.